Premier League, Sterling manda il City in paradiso al 2-1 sul Bournemouth. Il Manchester City vince nel finale di partita a Bournemouth e conquista i 3 punti. Dopo il pareggio casalingo nel Monday Night contro l'Everton, ecco finalmente il successo per i ragazzi di Guardiola. E Raheem Sterling il salvatore della patria con il gol al 97 che scaccia via le paure e manda i Citizens a quota 7 in classifica. Nell'impianto dei Kerry e Seb botta e risposta tra Charlie Daniels, gol strepitoso, e Gabriel Jesus, il tutto consumato nei primi 20 di gioco. Poi equilibrio con un palo per parte e il finale assurdo con quasi 10 di recupero, il gol di Sterling e il rosso per lo stesso giocatore. La squadra di Ove fallisce l'appuntamento con i primi punti stagionali e resta a 0 nel tabellone. Le scelte di formazione. Bournemouth. La squadra di Ove va alla ricerca dei primi punti e dei primi gol in Premier League dopo aver malamente perso contro West Bromwich, 1-0, e Watford, 0-2. Tekeri e sono chiamate al riscatto e l'innesto di Jermaine Defoe dall'1 in avanti può senz'altro dare una mano. L'attaccante inglese, classe 83, fa riparto insieme a King nel 3-5-2 schierato dall'allenatore. Begovic difende i tre legni, Cook, Ake e Mings formano il terzetto arretrato con Smith e Daniels sulle corsie esterne di centrocampo e Gosling, Surman e Arthur in mezzo. 3-5-2, Begovic, S. Cook, Ake, Mings, appunto Smith, Gosling, Surman, Arthur, Daniels, Defoe, King. All. Cook. Fraser, Ibe, Mousse, Afobe. Guardiola e i suoi devono scrollarsi di dosso il mezzo passo falso interno contro l'Everton. L'1-1 dell'Etihad ha mostrato la necessità di migliorare l'ordine e le mansioni dello scacchiere tattico a disposizione. Il tecnico catalano, dopo aver scelto la difesa a 3 contro i Toffees, torna a 4 con Danilo e Mendy, esordio assoluto. Sugli esterni, Vakers qualificato, e compagno Tamendi in mezzo. Debutto dall'1 anche per Bernardo Silva, schierato alto a sinistra nel poker di mezzepunte formato da Sterling, De Bruyne e David Silva. Fernandino uomo d'ordine a metà campo, Gabriel Jesus unico riferimento in attacco. 4-1-4-1, Ederson, Danilo. Compagni, Otamendi, Mendy, Fernandino, Sterling, De Bruyne, D. Silva, B. Silva, G. Jesus. All. Subs, Bravo, Stones, Agüero, Mangala, Delph, Sane, Toure. L'esultanza di Daniels foto, Premier League. Com. La cronaca del match. Nella splendida cornice del Vitality Stadium di Bournemouth che inaugura la 3ª giornata di Premier, il Manchester City parte con il freno a mano tirato. Mendy e Bernardo Silva fanno il loro esordio dal primo minuto, i Citizens però non riescono a trovare fluidità di manovra grazie all'ottima disposizione in campo dei Carriers. I padroni di casa spingono soprattutto con i contropiedi innescati da King e trovano il vantaggio al 13. Charlie Daniels blocca la sfida con un gol superbo, mancino di prima intenzione dal vertice sinistro dell'area di rigore che si infila sotto l'incrocio più lontano. Una rete di rara fattura, la prima in questa stagione per la squadra di Ove. I ragazzi di Guardiola non reagiscono e rischiano di capitolare sulla conclusione di Defoe, Bravo e Ederson a neutralizzare. Dal possibile 2-0 all'1-1 nel giro di qualche minuto. Gabriel Jesus riequilibra la gara,
ricevendo in verticale dall'illuminante David Silva e battendo Begovic in uscita. Il City prende fiducia, gli avversari si rintanano e subiscono l'ondata prodotta a ridosso della mezz'ora. Ancora Jesus, poi Di Punto Silva e infine Danilo provano a ribaltare totalmente la sfida. Il dominio celeste di stampo guardiolesco in termini di possesso e gioco si abbatte sul Bournemouth. Caramente, prima del duplice fischio, i rossoneri mettono la testa fuori dalla propria metà campo. E Di Fernandino l'ultimo tentativo del primo tempo. Il brasiliano prova a portare avanti i suoi al 43 dopo un attacco geniale di Jesus, Begovic respinge con qualche difficoltà. Dopo due minuti di recupero, Dan manda tutti negli spogliatoi. Il canovaccio della gara nella ripresa cambia poco. Il Manchester City fa la partita, il Bournemouth si difende con l'intenzione di sfruttare qualche ghiotto contropiede. Molto propositivo sulla sinistra Mendy, autore di ripetute sgroppate sulla fascia e numerosi cross invitanti in mezzo, sei solo nell'uno grado tempo. Gli ospiti spadroneggiano in campo ma avvertono un brivido lungo la schiena al 60 quando King centra in pieno il palo con un bellissimo tiro da fuori area. Guardiola decide di ricorrere all'artiglieria pesante inserendo a Gukundiere Ziero per un anonimo Bernardo Silva. Fernandino ricorre al tiro dalla distanza per sorprendere Begovic ma l'ex Chelsea è attento nel bloccare impresa. E Otamendi a sfiorare la rete con un colpo di testa sugli sviluppi del corner, palo per il centrale argentino. Nel finale tanta confusione, i 5 minuti inizialmente assegnati si moltiplicano e diventano 10. Al 97 Raheem Sterling fa il colpo grosso, ricevendo un cross dalla destra di Danilo, agganciando e scaricando in porta, deviazione 1-2 City. Poi doppio giallo per lo stesso Sterling e l'ingresso all'ultimo di Stones per Silva a difendere il vantaggio. Guardiola ce la fa, 3 punti in saccoccia a seguito di una partita folle.